Questa mattina, martedì 26 giugno, all'alba, nel campo nomadi di Sada Aeroporto di Torino, è scattata una vasta operazione dei carabinieri. Circa 100 carabinieri del Comando Provinciale di Torino, con la collaborazione del Reggimento Piemonte e del personale del nucleo elicotteri, stanno perquisendo l'area. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata avviata e sviluppata dai carabinieri della stazione di Reni. Durante l'indagine erano già stati eseguiti 6 fermi per ricettazione e recuperata la furtiva per il valore di 200.000 euro. I militari della compagnia di Venaria hanno eseguito 14 misure cautelari, tra cui 3 custodie cautelari in carcere, 9 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, 2 misure del divieto di dimora e 15 denunce a piede libero nei confronti di altrettanti rom, disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un'indagine su gravi reati in materia ambientale ed una serie di delitti contro il patrimonio, fatti accertati da luglio 2017 a marzo 2018.